I casi di suicidio, tentato suicidio e disagio giovanile più in generale sono in aumento all'Aquila, lo dimostrano i dati in possesso delle varie associazioni locali, ma il comune di Scoppito va controcorrente e già da un anno, come apripista, ha aperto un centro di ascolto presso la scuola di psicoterapia Atanor Sincronia, alla quale gli utenti possono rivolgersi ed essere assistiti da personale altamente qualificato. In un recente incontro l'istituzione ha incontrato le persone. Molto importanti sono state le testimonianze raccolte. Comunque l'obiettivo, come ha dichiarato anche l'assessore alle politiche sociali Pamela Soncini, è quello di prevenire soprattutto. Abbiamo finalmente avuto in mano i dati elaborati dal nostro centro d'ascolto e restituiti come esperienza istituzionale. È stato un dovere per noi istituire non soltanto il centro d'ascolto, che appunto è stato in grado di restituirci questi dati, ma anche volere fortissimamente questa giornata. È una giornata in cui si incontra le istituzioni da un lato, quindi la scuola di specializzazione post laurea Atanor con l'associazione Sincronia, quindi la professoressa Paris e la dottoressa Cassiani, che è la nostra interfaccia comunale appunto con questo centro d'ascolto, e la nostra vigilessa, i servizi demografici che daranno un bel contributo, quindi diciamo le istituzioni che in qualche modo, nel migliore dei modi, spero questo arrivi, si relazionano con il mondo del volontariato, con il mondo comunque altamente professionalizzante della scuola di specializzazione. Abbiamo chiamato a parlare qui con noi ai giovani di Scoppito, e non solo, perché ha un respiro un po' più ampio che va un po' oltre i nostri limiti territoriali questo incontro. Abbiamo chiamato a parlare anche il professor Diorio, come avete potuto vedere, ma anche i presidi, la scuola, il preside Gilberto, perché la scuola ha un ruolo preminente, di grande collaborazione con il nostro centro d'ascolto. È lì che si costruisce in qualche modo la cultura della felicità per i nostri ragazzi. Non abbiamo l'ambizione di presentare un mondo dorato a questi ragazzi, ma sicuramente di offrire qualche strumento in più affinché possano affrontare con più leggerezza, con senso di responsabilità, per carità, ma anche con gioia il mondo degli adulti, che certo non lesina difficoltà.